Potremmo dirvi che c'è un'altra Parigi rispetto a quella dei milioni spesi dal Paris Saint-Germain, ma questo lo sappiamo già. Del resto non serve un genio per capire che non tutte le squadre intorno alla capitale francese hanno a disposizione un opulento fondo di investimenti catariota. Ma voi lo sapevate che in realtà il Paris Saint-Germain era il cugino povero di un altro progetto più grande? Oggi andiamo alla scoperta del Paris FC e di come sono passati da essere la prima squadra di Parigi a diventare i cugini sconosciuti del Paris Saint-Germain. Tutto nasce sostanzialmente da un vuoto di potere. Siamo all'inizio degli anni 70, le squadre in Europa si stanno professionalizzando sempre di più. Ma la città di Parigi, il secondo agglomerato urbano più grande d'Europa, resta un po' indietro. Le sue squadre storiche fanno fatica a stare al passo con i tempi, tanto che nel 1969 nella capitale francese non esistono squadre professionistiche. Anzi, in teoria una c'è, una squadra nata a Parigi, in pieno centro, ma poi esiliata in periferia, ha una storia incredibile. Alle radici della nascita del Red Star ci sono i fratelli Rimet. Difficile che conosciate Modeste Rimet, ma è ancora più difficile che non conosciate Jules Rimet, l'uomo che ha dato vita alla Coppa del Mondo. Ecco, quando aveva ancora 23 anni, Rimet, insieme al fratello e ai suoi amici, pensò ad un club che per la prima volta fosse aperto anche alle classi più povere della società parigina. Siamo ad inizio Novecento, ma il Red Star è letteralmente un progetto visionario. La vita del Red Star è assolutamente pazzesca, ci vuole un video a parte per approfondire la loro storia. Ma torniamo a questa storia e agli anni 70, inaccettabile per una città avanguardistica come Parigi non avere una squadra di calcio tra i professionisti. E allora si inventano una cosa un po' strana. La Federcalcio francese si prende la responsabilità di creare una squadra nella capitale. Ma dove giocano i cugini poveri del PSG? Qua, allo stadio Charletti, un teatro da 20.000 posti situato nella zona di Orly, praticamente vicino all'aeroporto. Il loro Mbappé si chiama Morgan Guilavogui, è il miglior marcatore del Paris, nato nel 98 in Francia, ma ha scelto la nazionale della Guinea. Ha fatto parlare di sé nella scorsa stagione, quando in Coppa di Francia, anche con i suoi gol, il Paris ha battuto con un leggero 14-0 i poveri ragazzi del Cayenne. In pratica questi ragazzi avevano fatto una vera e propria colletta per partire dalla Cayenne, luogo della storica prigione nella Guyana francese, ma anche il posto dove è nato Mike Maignan, e volare alla volta di Parigi, secondo turno della Coppa di Francia. Ecco, l'accoglienza di Guilavogui e compagni non è stata proprio ospitale. Sul campo la rivalità non può essere con il PSG, perché le due squadre semplicemente vivono su due pianeti differenti. Piuttosto è tutta con quel Red Star snobbato dalle istituzioni per rappresentare Parigi nel calcio che conta, troppo legato alla banlieue e alla periferia. E nel frattempo il Paris Saint-Germain? Il capitano del primo PSG della storia è Jean Djorkaeff. Sì, proprio il padre di Youri Djorkaeff. Gli over 30 sicuramente lo ricordano con la maglia dell'Inter segnare nel 1997 su rovesciata contro la Roma, in quello che resta uno dei gol più belli della storia della Serie A. E mentre il PSG inizia ad affermarsi come la squadra di Parigi, il Paris FC affanna, addirittura è costretto a cambiare il colore della maglia in arancione per accontentare lo sponsor big che altrimenti non avrebbe pagato. L'idea delle istituzioni cittadine di estromettere il club di Saint-Germain fallisce davanti ai loro occhi. Il PSG vince i primi trofei della sua storia, la Coppa di Francia nel 1982 e anche nell'83, sulle ali di quella che può essere considerata la prima stella in assoluto del Paris Saint-Germain, Mustapha Daleb. Era arrivato a Parigi a 22 anni e ci resta un decennio. Aiuta i parigini a mettere i primi trofei nella bacheca ancora vuota e trascina la sua nazionale, quella dell'Algeria, alla sua prima apparizione ai mondiali nel 1982.
In pochi anni lo stacco tra il PSG e il Paris è netto. Nel 1978 l'attaccante del Paris Saint-Germain, l'argentino Carlos Bianchi, fissa il nuovo record del campionato francese a 37 reti stagionali. Un record che riuscirà a scalfire soltanto nel 2016 Zlatan Ibrahimovic, che chiuderà quel campionato e il suo personale bilancio in Ligue 1 con 38 gol in un solo campionato. Questo succede nel 1978. Un anno dopo, il Paris FC retrocede in Serie B e per ora non è più riuscito a tornare in Ligue 1. Questa storia ha delle trame paradossali. Quelli che dovevano essere messi da parte perché nel nome hanno quel Saint-Germain che rimanda a Saint-Germain-en-Laye sono diventati uno dei club più ricchi del mondo, uno di quelli che colleziona trofei nazionali quasi per noia in attesa dell'unico grande obiettivo, la Champions. Quelli che invece dovevano brillare ai piedi della Tour Eiffel se ne stanno lì, in ombra, oscurati dai grandi campioni, quasi anonimi, sognando un giorno di tornare in Ligue 1. Un giorno che però manca da più di 40 anni.